Ci sono opere la cui bellezza non finisce mai di stupire. Il Duomo di Siena è sicuramente tra queste. Meta di milioni di turisti ogni anno, il Duomo della Città del Palio, uno dei massimi simboli dello stile romanico-gotico italiano, è in grado di continuare a sorprenderci. Dopo la scopertura del pavimento che ci ha permesso di ammirare le tarsie disegnate dagli antichi maestri raffiguranti un percorso di sapienza e di fede, ora la cattedrale svela la sua parte più alta. Dopo un lungo periodo di restauro e pulizia, è infatti possibile da ora visitare gli ambienti del sottotetto e godere all'esterno di una visuale straordinaria su Siena e ammirare all'interno le meraviglie del Duomo, come non si erano mai potute vedere prima. Si attraversano locali mai prima d'ora aperti al pubblico, dove per secoli nessuno è potuto entrare, a parte le maestranze che lavoravano per la fabbrica del Duomo sotto la guida degli architetti, che nei secoli si sono succeduti alla guida dei lavori e che spesso hanno lasciato progetti e schizzi, qualche volta anche direttamente sulle pareti. Si tratta di un vero e proprio regalo per i turisti che sceglieranno Siena come meta. La visita dei sottotetti ha si può dividere in due grandi capitoli. Il primo è le visioni e gli scenari che questa visita offre dell'interno del Duomo e dell'esterno, quindi su panorami sulla città, eccetera. L'altro capitolo è le tecniche di costruzione che venivano adoperate quando queste opere erano state fatte, cioè come facevano a portare sul tetto del Duomo blocchi di marmo da decine di quintali, come lavoravano gli scalpellini che da questo marmo grezzo tiravano fuori quello decorato che arricchisce la nostra cattedrale. Tutto questo, come vengono gestite le acque del Duomo, perché il Duomo di Siena, come avrà notato, ha una cosa unica: non ha gronde esterne e fondamentalmente le acque vengono raccolte all'interno e convogliate in una mega cisterna che è all'esterno, a terra ovviamente, all'esterno dell'opera del Duomo. Quindi tutto questo in qualche momento è addirittura commovente, perché pensare che con quegli strumenti sono stati capaci di fare queste cose e veramente ci riporta indietro nel tempo e ci fa apprezzare quello che è stata l'arte, il lavoro, la pazienza, la voglia, la volontà di queste persone che ci hanno preceduto e hanno lasciato queste cose qui. Quando fu deciso di iniziare il lavoro di pulizia degli ambienti del sottotetto della cattedrale, non c'era in realtà l'idea di aprire al pubblico. Poi, man mano che le operazioni di pulizia andavano avanti, si è capito che ci si trovava davanti ad uno spettacolo straordinario che rende onore anche ad un'opera bella come il Duomo di Siena. I sottotetti non erano mai stati considerati da nessuno un luogo da offrire ai visitatori del Duomo. I sottotetti erano una cosa normale, come un normale solaio in una casa, che erano stati fondamentalmente abbandonati e utilizzati un po' come deposito di materiali di risulta delle costruzioni, travi, mattoni, eccetera, in più infestati dai piccioni, tonnellate di guano di piccioni. Avendo deciso di fare una grande pulizia per mettere ordine e mettere queste reti di protezioni per i piccioni, eccetera, eccetera, ci siamo accorti che sono di una bellezza stratosferica, no? E a questo punto abbiamo detto: ma noi non possiamo riservarla a noi stessi, è un qualcosa che bisogna rendere fruibile per il pubblico. Sarà possibile visitare i locali del sottotetto soltanto in gruppi e solo su prenotazione. Ai locali si accede attraverso due scale a chiocciola poste all'interno delle torri della facciata, anch'esse quasi segrete.